Ciao ragazzi, io sono Falconero e sono qua con un nuovo Scopriamo per scoprire insieme a voi Spiritfarer. Allora, parliamo di uno degli indie che io aspettavo di più in assoluto. Targato Thunder Lotus Games, ovvero gli autori di Jotun, per intenderci, per chi mi segue da così tanto tempo, è un titolo ispiratissimo da un punto di vista grafico che spero possa regalarci un'esperienza anche molto intensa in termini di divertimento e di emozioni. Per cui, partiamo da Salute e Sibriamolo e vediamo com'è. Siamo su PC, volevo portarvelo originariamente su console, ma purtroppo la versione Xbox è ancora priva dell'italiano, arriverà. Su PC invece già c'è. Ricorrendo ai nostri amici di GOG abbiamo risolto il problema. Okay. Lo stile grafico è inconfondibile di questo team di sviluppo. Meraviglioso, io li voglio vedere alle prese con un anime. Ah, finalmente. Per un attimo ho pensato che non ti saresti più svegliata, piccolina. Piuttosto ironico, non trovi? Io sono Caronte. Non ce lo facevate, Caronte, con questa voce. Il traghettatore degli spiriti. O almeno questo era il mio compito prima del tuo arrivo. Non posso dirmi triste all'idea di passare il testimone, ma restano ancora diverse questioni da risolvere. Temo che dovrei riprendere il lavoro da dove l'ho lasciato. A lei diventa il nuovo Caronte. Dopotutto, oggi è il mio ultimo giorno. Come ti chiami? Stella. Stella. Benvenuta, Stella. Lei non parla. Vedo che hai portato un amico con te. Qual è il suo nome? Daffodil. Daffodil. Capisco. Dovrete condividere il fardello e concedermi l'agonia di libertà. Come ho già detto, tra pochi minuti lascerò questo mondo. Per questo ti trovi qui. Tu sei la nuova traghettatrice. Il tuo compito sarà arduo e al contempo semplice. Rintraccia gli spiriti errabondi bloccati sulle isole e portali qui una volta pronti. Le anime morenti non possono procedere da sole. Dovrai aiutarlo a soddisfare i loro ultimi desideri e servirle affinché non esaleranno l'ultimo respiro. Siamo un po' Mattarella. Il grande ponte rotondo che vede l'eterna porta. L'alfa da cui tutto ha origine, l'omega in cui tutto ha fine. Qui tutti i viaggi trovano compimento e l'esistenza giunge all'eterna soglia. Non esiste compito più importante di questo, non dimenticarlo mai, Stella. Aspetta, c'è qualcosa che vorrei regalarti. Tipo la barca, ecco, sarebbe utile. Ora cerca di fare molta attenzione. Questa è l'eterna luce, il simbolo del tuo ruolo qui e l'unica risorsa di cui avrai realmente bisogno. Aspetta, cosa stai? Non te mania, Caronte, però, Daffodil. Oh, assolutamente inopportuno. Cosa? Mi ha strappato una palla. Beh, bene, questione risolta. L'eterna luce ti aiuterà nel corso dei tuoi viaggi. E il bagliore che rischiara le tenebre, l'ultima speranza concessa ai defunti. La speranza è una fiamma, la luce che mai vacilla, il faro dell'eternità. Ti attende un compito irto di difficoltà, ma non esiste onere più glorioso. Il destino delle anime perdute nelle tue mani. All'inizio anch'io mi sentivo soverchiato. Resta concentrata sull'obiettivo. Perché mi è venuto un po' così adesso? Procedi un passo per volta. Presto ti abituerai a questo luogo. Imparerai ad accettare. Oh, Caronte, non dovevamo andare in pensione. Dopotutto, tu e il tuo amico siete i nuovi traghettatori. Un'ultima cosa. Quando me ne sarò andato, dovrei trovarti una nuova nave. La mia non fa il caso tuo e svanirà insieme a me. Dovresti trovarne una non lontano da qui, se continuerai a remare nella giusta direzione. Probabilmente, bene, è giunto il momento. Addio, Stella, ti auguro buona fortuna, ne avrai bisogno. Meno male, perché mi stava venendo un pochino. Loro comunque hanno una capacità di realizzare mondi con un impatto visivo che non ho mai visto da nessun'altra parte a livello videoludico. Cioè uno stile veramente inconfondibile
che hanno solo loro. Che tanto ho provato anche a replicare questi anni, ma nessuno con la stessa qualità, con la stessa precisione, con lo stesso... Oh, allora. Premi A per saltare, ti è premuto A per saltare più in alto. Ci diceva, ti è premuto A per saltare, ti è premuto A per saltare più in alto. Prego. Salve. Qui. Sì. Stella. Sei proprio tu. Spero che sia una donna effettivamente. Stai su dritta e lasciati guardare. Ti trovo bene. Vedo che c'è anche Daffodil. Dovremmo preoccuparci. Una leva peluche. Procurarci ogni tanto la vecchiaia. Procurarci una leva peluche in tal caso. Oh già, non è così ovvio in effetti. Sono io, Gwen. Per fortuna mi hai trovata. Ma se sei qui significa che... Oh, sei tu il nuovo traghettatore. È un po' Mario Giordano. Sei la sostituta di Caronte. Stavo cercando di liberarmi di lui e sono finita qui per caso. Sono bloccata su questa orribile isola da una settimana. Vado avanti a sardine e sigarette. Oh, però, signora, che bella dieta. E pensare che una volta ero io quella che ti tirava fuori dai guai. Vedo che hai l'eterna luce. Ma certo. Vedi quella barca laggiù? Spero che questa finisca di parlare presto, perché ho scelto una voce veramente pericolosissima per le mie corde vocali. Sì, esatto. Non hai perfette connessioni, diciamo, ma la prenderemo lo stesso. Sono certa che farai il caso nostro. In fondo sei la traghettatrice. Ok, troviamoci sul ponte. Ti spiegherò tutto. Sì, però accanniamo con le chiacchiere e fateci vedere il gameplay. Magari poi li chiacchieriamo dopo, ma... Qui! Oh, eccoci! Spero che la mia pelliccia non sia troppo sciupata. Beh, se c'è fumi sopra, signora mia. Fantastico! Non mi abbandono mai la gioia. Ma questo merita un'eccezione. Era il filtro del cappotto. Ma questo merita un'eccezione. È molto meglio del previsto. Allora, per come la vedo io, ora questa barca è tua. Non credi? Bene. E dal momento che sei la nuova traghettatrice, hai il compito di accogliere gli spiriti appena arrivati. Una volta a bordo, ciascuno di loro assumerà la sua vera forma. O almeno questa è la mia teoria. Perché mi guardi così? Devi venire qui a darmi un abbraccio. Sì. Ah, no, scusate, ma... Abbraccia. Molto meglio, vieni con me. Diamo un'occhiata a questo caos. È dolcissimo il gioco, comunque, a parte il sottoscritto che fa il cretino, ma è veramente... Che cos'è? Oh, che caos! Mi ricorda il vecchio cortile di zia Petunia. Uno splendido e disorganizzato inno alla pigrizia. O all'essenziale incapacità di liberarsi degli oggetti. Ad ogni modo, dovremmo fare qualcosa. La mia allergia alla polvere tornerà a colpire. Fammi pensare. C'è un solo modo per risolvere il problema. Devi parlare con Albert. È il carpentiere più vicino. E ha un pessimo senso dell'umorismo. Ma è l'unico in grado di sistemare la tua barca. Non ci resta che andare al cantiere di Albert. Ti starei chiedendo come si governa questa barca. È un gioco da ragazzi, a dire il vero. Tieni, prendi la chiave che ho trovato sull'isola. Apri la cabina in fondo. Dentro dovresti trovare un proiettore con una mappa. Come faccio a saperlo? Beh, stavo pianificando una fuga, ricordi? E mi conosci? Io pianifico tutto nel dettaglio, con estrema precisione. Avanti, Stella, apri quella cabina. Il proiettore della mappa è molto semplice da usare. Devi solo fare rotta verso il cantiere di Albert. Va bene, non so perché, ma quando quando leggo mi viene da leggerlo così. Non... Direzione artistica da 11 e lode, neanche 10, 11.
Cantina di alberi. Qui c'è il mio letto. Io voglio vivere lì con loro. Posso? A quanto ho capito, l'eterna luce alimenta la barca e la luce permette di solcare l'oceano e di avvistare gli spiriti errabondi. Questo spiega come mai non riuscissi a fare nulla da sola, devi ammetterlo, è affascinante. Immagino che ti sentirai disorientata. Caronte, l'eterna porta, i decrettatori, questo posto, questa barca, avermi trovata qui, è troppo. E ti starai domandando cosa sta succedendo. E a dire la verità, non lo so nemmeno io, ma sono qui per te. Farò del mio meglio per aiutarti a cercare di capire. Come dicevo, volevo partire da sola, ma per qualche motivo non ce l'ho fatta. Ammazza quanto parlano tutti. Ma ora che ti vedo, credo di sapere il perché. E ti lascerò in pace, ovviamente. Esplora la barca, ecco. Puoi anche provare quella canna da pesca. Sei libera di fare quel che vuoi. Dov'è la canna da pesca? In alto a sinistra c'è l'indicatore che ci indica dove siamo. Rispetto a... Intanto che aspettiamo che il viaggio si compia e si concluda. Qualcosa di più di una ringa non c'è. Dai, dai. Uno squalo voglio. Va bene. Arrivederci. Comunque la barca... Catena di Albert. Allora, questo è teoricamente un gestionale, oltre a tanti altri sottogeneri messi insieme perché era una cosa unica. Quindi sono curioso di vedere come verrà gestita quella parte lì. Eccoci qui, ora dirigiti al cantiere di Albert e migliora la tua area di progettazione. È l'unico modo per sistemare questo caos. Vorrei proprio sapere che razza di lerciume è questo. Dall'odore riconosco almeno 7 tipi di polvere e sporcizie varie. Quindi... vado. Ho fatto tutto da solo, meno male. Se lo toccava capire anche dove spingersi. Dove... oh! Benvenuta nel mio cantiere, giovane viaggiatrice. E ogni tanto esce fuori sempre questo. Dov'è il prezzo amico del cliente? Io sono Albert. Mi occupo di costruire nave da una vita. Posso desumere che tu sia la nuova trecchettatrice. Presumo bene. Beh, mi sembra palese. D'altra parte, sei riuscita a far partire la barca e a governarla fin qui. Gwen è stata saggia a indirizzarti al mio umile candiere. Oh, vediamo cosa abbiamo qui. Beh, è una bella lancia. È stranamente identica a quella che ho costruito tempo fa e che è custodita nel vecchio candiere. Sai, Caronte se la mandava sempre che la sua imbarcazione lugubre e malsana. A dire il vero, se la mandava sempre di tutto. Ma il cliente ha sempre ragione. Quindi gliel' ho costruita una nuova, migliore. Naturalmente non ha mai abbandonato la sua precedente. Le vecchie abitudini sono dure a morire. Ma non preoccuparti, puoi tenerla, puoi considerarlo un prestito e ti darò di più. Sai che da questa parte non manteniamo mai le promesse, vero? Non preoccuparti, sono promesse da marinaio. A ogni modo, con qualche retoc, questa gioiellina tornerà a splendere. La prima cosa che ti occorre è un tavolo di progettazione. Oggi peraltro è il tuo giorno fortunato. Mi sento generoso, te l'offro io, gratis. Intendiamoci, è essenziale in quanto a funzionalità, ma i successivi miglioramenti hanno un prezzo talmente basso che vorrà costarla all'istante. Quanto vorrai potenziare la barca, chiedi a me. Ho sputato tantissimissimo, perché a forza di parlare così ti si accumula
un bambino in bocca, praticamente. Allora, potenzia. Principiante. Ma non l'ho... Quindi l'abbiamo preso. Allora, costo 400, che non ne abbiamo. Dimensioni barca, 1200, non le abbiamo. Migliorie barca, 250, non li abbiamo. Quindi serviranno un boato di cose. Apre un passaggio fra i banchi di ghiaccio. La lontra gagliarda. La lontra gagliarda è una barca di stazza media che ti permette di navigare con stile. Vabbè, si può fare un... Pensione, giardino, campo, cucina. Segatrice, telaio, forgia. Frutteto, ovile, molino a vento. Pollaio, salotto, frantoio. Fucina, stalla, cantina. Vabbè, ci vorrà un'infinità. Potrai costruire e modificare gli edifici direttamente a porta. Che spettacolo! Se vuoi migliorare la tua barca in quanto a dimensione e praticità, tuttavia, rivolgiti a me. Torna a trovarmi quando inizierà a sembrare troppo affollato. Saluta. Vabbè, arrivederci. Bene, vado. Quindi adesso... Bene, Albert non ti ha chiesto nulla in cambio? Ti ha semplicemente prestato la nave? Pessimo segno, non so cosa abbia in mente, ma non promette nulla di buono. Comunque, per ora concentriamoci sul nostro lavoro. La pulizia del ponte. Puoi usare il nuovo tavolo di progettazione sopra la tua cabina e seleziona sposta. Da lì sarai in grado di rimuovere qualsiasi struttura e recuperare le risorse. Coraggio, prova, io ti aspetto qui. Quindi... No, scusate, ho sbagliato completamente. Cosa cazzo no, sto facendo? Non ho ascoltato quello che sembra di essere gente della scuola. In cui la gente... Il professore parlava, io pensavo ai cavoli miei. Allora. Il tavolo di progettazione. Senza il tavolo di progettazione. Dov'è il tavolo di progettazione? Tavolo di progettazione? Scusi, il tavolo di progettazione. Sono un attimino confuso. Eccolo il tavolo di progettazione. Allora. Oh. Allora. Smantella. Vuoi smantellare questo edificio? Sì. Ah, ma tutto qui, cioè, nel senso. Le richieste attive. Parla con Gwen. Procura le risorse. Torna al cantiere di Albert. Lumini. Vabbè, c'è un botto di roba da fare. Hai fatto un fantastico lavoro, Stella. E la buona notizia è che ora hai risorse sufficienti per costruire una pensione sulla tua nave. È un servizio indispensabile. Gli spiriti appena arrivati, come me, avranno un alloggio temporaneo in cui rilassarsi e dormire. Beh, dormire magari. Ti assicuro che nessuno sarà entusiasta all'idea di passare più di una notte qui. Ma è sempre meglio che dormire sul ponte. Le stelle sono uno spettacolo, ma il legno è scomodo e l'umidità non lascia scampo. Ora tocca a te, divertiti. Allora... Campo, giardino... Pensione. Ah, io posso metterla dove voglio. Vabbè, per adesso la mettiamo qua. Andiamo a vedere, vi prego. Ma io lo adoro. Ma la follia. Ma la follia lo adoro. Questa pensione è adorabile. Si nota il tuo tocco. Ottimo lavoro come sempre. Ora finalmente ho un posto per rilassarmi e ammirare il panorama. Oh, aspetta. Che succede? C'è qualcosa di strano. Ah, avrei dovuto aspettarmelo. Credo di avere fame. Molta fame. Sono un disastro in cucina, lo sai. Mentre tu, se non ricordo male, sei in gambissima. E probabilmente avrei già catturato un pescetto o due. Il problema è che non posso mangiare del pesce crudo. Potrei provarci, ma sento che mi strozzerei con la lisca, restandoci secca. Non è così, non è così che vuoi liberarti di me, no? Per quanto suoni assurdo, potresti invece sfruttare quel tavolo di progettazione e costruire una cucina a bordo. E andiamo a farlo. Guarda, la gelatina brillante. C'è solo un modo per procurarsela. Io... Guarda, avrei dovuto dirtelo dal primo istante. C'è una cosa che mi terrorizza. Un'oscura presenza che mi fa rabbrividire. Un vuoto famelico che inghiotte persino la luce. Può assumere diverse forme, ma per me è quella di una medusa. Sì, lo sono, sono consapevole dell'ironia. La gelatina brillante di cui hai bisogno per la cucina. Beh, posso fornirtela soltanto queste meduse. Per cui non ho scelto, dovrò affrontare le mie paure.
Ma non sono sola, insieme a te posso farcela. Appariranno sulla mappa con un'oscura macchia di terrore distillato. Non puoi sbagliare, ora va. Mi servirà del tempo per prepararmi. Ok, è un gioco folle. Veramente folle. Andiamo a caccia di meduse. Io non volevo venire qua in teoria. È un mese almeno che continui a ricevere la tua po'. Un mese. Allora, vuole che costruiamo la cosa della posta. Potenzia. Io non ho ancora niente. Per cui, come non detto, arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Io vorrei capire sto discorso delle meduse. Allora, sulla mappa, quindi io vado un attimino sulla mappa e vediamo. Qua, giusto? Sì. E scendi. Ah no, stiamo andando noi, giustamente. Che scendi di che? Se la sfumacchia lei intanto. Posso cadere? Porca miseria, posso cadere? Sì. Ah, quando cadiamo la barca si ferma. Ok. Bene. Ragazzi, io per adesso... Che suono? Per adesso su questo meraviglioso panorama mi fermerei. Ma mai come questa volta vi chiedo, ragazzi, condividete sto video. Facciamo in modo che ci siano i margini per una serie. Seppur in un periodo strapieno di cose da fare, se riusciamo a far avere un buon seguito a questa serie, io lo spazio lo trovo. Però appunto datemi una mano, perché sennò è complicato. Sugli indie sta diventando estremamente complicato. Io raramente chiedo condivisioni, ma sui prodotti così. Ecco, sulle cose che vi piacciono, se qualcosa vi piace, ma mica solamente su quello che faccio io, in generale, se qualcosa vi piace veramente, condividetelo, perché è l'unico modo per dargli un seguito. Che cazzarola sta succedendo? Io, siccome sono cattivo nell'anima, mi fermo qui, così avete più voglia di vedere il prossimo episodio eventualmente. Per cui, ragazzi, io vi mando un abbraccio, fatemi sapere cosa ne pensate. Ricordatevi che Spiritfarer è gratuito su Xbox, perché è parte del Game Pass, se siete abbonati ovviamente al Game Pass. Lo trovate anche su PC, vi lascio il link alla pagina dei nostri amici di GOG in descrizione affinché possiate dargli un'occhiata qualora vogliate. E fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace, se è qualcosa che state giocando, se sì, come lo trovate. E noi ci vediamo alla prossima.